Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e siamo qui oggi per parlare di Omensight, seguito spirituale di Stories of the Path of Destinies. Sviluppato da Spearhead Games, è nuovamente un GDR action hack and slash con una visuale isometrica. Mutua dal predecessore sia il gameplay che il combattimento. Ci troviamo questa volta in un universo differente dalla storia di Reynard e impersoniamo un Araldo. Questo Araldo dovrà salvare il mondo, tanto per cambiare, e lo farà con la stessa tecnica a cui ci aveva già abituato Spearhead Games nel titolo precedente. Cioè, ogni volta affronteremo la giornata, in questo caso, con un personaggio e cercheremo di capire di più di quello che sta succedendo. Salvo poi arrivare a un game over, riportare indietro il tempo e cercare di capire attraverso altre scelte, attraverso altri personaggi, cosa sta succedendo, qual è l'enigma che si nasconde dietro gli avvenimenti e perché il mondo sta per essere distrutto. Il combattimento, appunto, dei toni molto hack and slash è sostanzialmente molto simile a quello che ci aveva presentato Stories. In pratica abbiamo una combinazione base di attacchi leggeri e attacchi pesanti a cui si vanno ad aggiungere pian piano che saliamo di livello, delle abilità ulteriori, come un rallentamento del tempo, una presa, un dash. Per andare a ottenere una dinamica di combattimento molto rapida come era appunto nel predecessore. A differenza però di Stories, ci troviamo questa volta anche con delle boss battle, per cui ci saranno in alcune situazioni, in alcuni percorsi della storia, dei combattimenti con dei boss che in generale sono i personaggi con cui andiamo anche a combattere fianco a fianco. E cosa che ho davvero molto apprezzato, nonostante vengano incontrati varie volte, magari in filoni della trama differenti, con scelte differenti, ogni volta che andremo ad affrontare una boss battle sarà differente da quella precedente. Quindi avrà un moveset leggermente diverso, ci saranno degli altri nemici oppure no. Quindi, nonostante sia necessario rifarla più volte all'interno di una run, non è pesante. Come allo stesso modo non è pesante rifare gli stessi livelli, perché ogni volta saremo con un personaggio diverso, ci saranno delle premesse diverse, e quindi è anche interessante vedere come allacciano tra di loro questi piani temporali differenti, perché magari una volta eravamo con un personaggio e lo vediamo poi passare con la coda dell'occhio mentre noi andiamo da un'altra parte con un altro personaggio in un altro tentativo. Tutto questo ci conduce appunto a un finale fantasmagorico di cui non vi dico nulla. La trama parte da dei presupposti abbastanza banali, ma non lascia nulla per scontato, per cui ogni volta ci sono piste nuove, ogni volta viene tutto rigirato nuovamente, per cui arrivare a capire che cosa sta succedendo non è per nulla facile fino alla fine. E tra l'altro alcune domande mi sono ancora rimaste adesso, forse mi farò qualche altra run per scoprire tutti gli altri indizi che mi sono perso nella prima run. Ed è un tipo di gameplay che davvero ho molto apprezzato nel precedente gioco e ho molto apprezzato nuovamente anche in questo caso. Perché è sia stimolante dal punto di vista del combattimento che dal punto di vista intellettuale, di ragionamento per capire con chi andare, perché, come dipanare la matassa, ecco, per usare un termine tessile. Per quanto riguarda il comparto sonoro e grafico, allora la musica bella, mi è molto piaciuta e devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro, ma non ne dubitavo, perché anche quella di Stories of the Path of Destinies era molto bella. Thank you.
comparto grafico è sullo stesso identico stile del predecessore. Quindi, se vi piaceva quello, state tranquilli, vi piacerà anche Stories. Homensite. A me piace davvero molto. Può essere discutibile, nel senso che è una scelta grafica particolare, per cui è un po' cartunesca non è adatta a tutti. Il titolo ha una durata non eccessiva. Sono riuscito a portare a termine la mia prima run dopo circa 6 ore e mezzo. Non è stata del tutto rushata, però conoscendo bene il predecessore e non mettendo difficoltà elevata, sono riuscito a cavarmela, diciamo, con una durata che secondo me potrebbe essere nella media. Ecco, diciamo abbastanza nella media. Uno con un pochettino più di calma, godendosi meglio il titolo, ci metterà di sicuro più di 6 ore e mezza. Se devo parlare di pecche, diciamo che in alcuni casi ho trovato un po' pesante il fatto che magari prima di qualche boss battle, ci sia una parte dialogata molto lunga, con un dialogo che ovviamente abbiamo già sentito, e si può skippare solo frase per frase, per cui ogni frase bisogna premere B, e quindi è B, 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 però ogni volta cambia l'inquadratura, premi B, cambia l'inquadratura, premi B, eccetera, eccetera, quindi questo fa perdere un po' di tempo. Se vieni per caso sconfitto più volte da un boss, ti fa perdere più la pazienza il dialogo precedente che non il boss in sé. Altro discorso è la localizzazione in italiano, che per fortuna è presente non a livello audio, ma a livello testuale come sottotitoli. Questo, come nel predecessore, ringrazio quasi che sia stato solo a livello testuale, perché i doppiatori che hanno scelto per i personaggi del gioco di Homensite sono davvero sensazionali. Sticking to the silence is golden approach? Okay, then it's up to me to fill in the blanks. You are here because you must need something from me. Ah, yes. You are patiently waiting, which means you know I can in fact help you. Sì, appunto, la localizzazione in italiano ha alcune falle, per cui ho comunicato con il team di sviluppo giusto ieri, mi hanno detto che hanno avuto un po' di problemi, non sono stati molto soddisfatti del lavoro fatto dalle persone che erano state incaricate di ciò. Purtroppo, nonostante io abbia registrato tutta la mia run, non ho il tempo necessario per andare a controllare in ogni singolo punto gli errori di tipografia, di battitura, però non ci sono errori gravi comunque. Nonostante ci abbia giocato prima dell'ultima patch che hanno fatto prima dell'uscita del gioco, prima dell'uscita ufficiale, ho incontrato soltanto un bug che ho comunicato con tanto di prova video agli sviluppatori, che sono detti subito disponibili a correggerlo, ovviamente non appena avranno il tempo, visto che adesso, quando gli ho scritto, il gioco stava per uscire. Ultimo punto di cui voglio parlare è che non ascriverei del tutto ai punti a sfavore, ma può farvi riflettere un po', è il fatto che sia da giocare con un controller. Funziona con tastiere mouse, ma è davvero, davvero, davvero scomodo come metodo di gioco, perché è strutturato su un controller e infatti alla prima accensione del gioco ti dicono: è caldamente consigliato l'uso di un controller, perché senza controller l'esperienza è davvero frustrante. È davvero frustrante. Per questa mia recensione è tutto, io assolutamente consiglio Homensite, è un ottimo gioco, poi per il prezzo che si trova ci sta tutta. Per di più ancora se lo trovaste per caso scontato o in qualche bundle. Io vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qui sotto. Ciao a tutti!